Sono Giulia Simi, docente di algebra e logica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche all'Università di Siena. Vorrei parlarvi, sono tanti argomenti che mi sarebbe piaciuto parlare e ho scelto di parlarvi di matematica e giochi. Che tra le altre cose, la matematica e i giochi esiste una vasta letteratura, così come esiste una vastissima letteratura su matematica e scacchi, così come sarebbe stato interessante parlare delle geometrie euclidee e non euclidee. Comunque, ho deciso, per questo, in questa mia breve relazione, di parlarvi di questo argomento, la relazione tra matematica e giochi. È chiaro che ho dovuto fare una scelta, in particolar modo voglio parlarvi di una successione affascinante, che sono i numeri di Fibonacci. Leonardo da Pisa, noto come Fibonacci, un grande matematico del Medioevo, noto, ossia figlio di Bonaccio, la sua opera scrisse, diciamo, fu il primo a occuparsi di questa successione di Fibonacci. Egli però non studiò le proprietà di questa situazione e furono riprese nel XIX secolo da Edouard Lucas, studioso francese di teoria dei numeri e autore di un'opera classica in quattro volumi sui passatempi matematici. In questo libro si occupò della successione di Fibonacci che partiva appunto dal seguente problema. Supponiamo che una coppia di conigli adulti sia allevata in una conigliera e che i conigli cominciano a proliferare all'età di 2 mesi, generando una coppia maschio-femmina alla fine di ogni mese. Se nessuno dei conigli muore, quanti conigli si troveranno nella conigliera in capo a un anno? Questo è il grafo ad albero, mostra che cosa succede per i conigli di Fibonacci. Questa è la prima coppia, poi il secondo mese nasce la seconda coppia, maschio e femmina, e così via dicendo. Cosa notò Fibonacci? Notò che il numero delle coppie alla fine di ogni mese era seguente: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ed è questa la famosa successione di Fibonacci. Che proprietà ha questa successione di Fibonacci? A parte i primi due numeri, ogni altro numero è la somma, ovviamente, dei primi due che lo precedono. E alla fine dei 12 mesi la coppia dei conigli saranno 377. Questo è i primi 5 numeri di Fibonacci, i primi 50 numeri. Come Fibonacci pose questo problema, ma non indagò le proprietà di questa successione e si dovette attendere il XIX secolo perché, come disse un matematico, gli scritti sull'argomento cominciarono a moltiplicarsi quasi alla stessa velocità dei conigli di Fibonacci. Ed Edouard Lucas, matematico del XIX, studiò quelle successioni che lui chiamò successioni generalizzate di Fibonacci. E cosa sono queste? Sono successioni che iniziano con una qualsiasi coppia di numeri intere e ogni numero successivo è la somma dei due numeri che lo precedono. La successione più semplice è la successione di Fibonacci, dove la prima coppia sono 1 e 1. Notiamo quindi che il primo numero F1 è 1, il secondo numero è 1, F 3 è 2 e così via. Fn, che sarebbe il numero di Fibonacci all'ennesimo posto, il successore di Fn è Fn più 1 e il predecessore di Fn è Fn meno 1. Queste successioni di Fibonacci hanno numerose proprietà. Una delle più importanti proprietà della successione di Fibonacci, che vale non solo per la successione, ma vale anche per le successioni generalizzate, è che il rapporto tra due numeri consecutivi è alternativamente maggiore o minore del rapporto aureo, e che al procedere della successione questa differenza va diminuendo sempre più. Quindi, che cosa significa? Che al tendere di n, al crescere di n, questo rapporto tende a questo numero detto rapporto aureo e
Questo e questa scrittura che si esprime in matematica con questa scrittura, il limite per n che tende a più infinito, cioè al crescere di n, questo rapporto tende a questo numero, che è un numero irrazionale perché le cifre sono infinite e non periodi, algebrico perché è radice di un polinomio a coefficienti interi. Ora, perché la successione di Fibonacci sono così affascinanti? Perché queste successioni compaiono in circostanze svariate e inaspettate, e che ci lasciano sorpresi e un senso di meraviglia. Ma questa è una caratteristica della matematica. Se voi pensate che nel secolo scorso la matematica importante, quella che era considerata seria, era l'analisi, la geometria, mentre c'erano dei matematici che studiavano la logica ed era considerata, cioè, un ramo inferiore con le algebre di Boole, eppure, è grazie alla logica e grazie alle algebre di Boole che poi abbiamo avuto lo sviluppo dei calcolatori, del computer e dell'intelligenza artificiale. E quindi questa improvvisa applicazione, cioè la matematica, qualcosa di astratto che improvvisamente si applica nella realtà del mondo. Infatti le successioni di Fibonacci si sono rivelate utili in certi sviluppi della teoria della programmazione del calcolatore, e qui si fa vedere applicazione, ricerca dell'informazione e così via dicendo. Si è parlato molto, quindi si è scritto e parlato molto delle successioni di Fibonacci, del suo legame col rapporto aureo e a volte anche in modo poco accennato. Si possono trovare applicazioni, è possibile la possibilità di applicare il rapporto aureo e la successione all'arte, all'architettura e addirittura alla poesia. Cos'è per esempio un'altra applicazione della successione di Fibonacci? La spirale logaritmica. Cos'è una spirale? Una curva simmetrica aperta generata da un punto che si avvolge intorno all'origine fissa, detto polo, aumentando o diminuendo secondo il verso in modo continuo la distanza ad essa. E abbiamo questa, diciamo, i tratti curvilinei sono dette spire. Ecco la spirale bidimensionale. Mario Livi, legame tra la spirale logaritmica e le successioni di Fibonacci. Mario Livio, che era un fisico, un astrofisico della Romania, che a 5 anni si è trasferito in Israele, è un divulgatore scientifico, scrive: la natura ama le spirali logaritmiche, dai girasoli alle conchiglie, dai vortici agli uragani, alle immense spirali galattiche. Sembra che la natura abbia scelto questa armoniosa figura come proprio ornamento favorito. Così ne parla anche il matematico Bernoulli. E Bernoulli, infatti, Mario Livio scrive: c'è qualcosa nel suo libro, nella sezione aurea, c'è qualcosa che accomuna le mirabili disposizioni dei petali di una rosa, l'armoniosa spirale di alcune conchiglie, l'allevamento di coniglie, l'associazione di Fibonacci. La risposta è ovviamente affermativa. Dietro questa realtà così disperata si nasconde sempre lo stesso numero irrazionale, comunemente indicata con la lettera greca φ. Una proporzione scoperta dai pitagorici e calcolata da Euclide, chiamata da un trattato di Luca Pacioli, divina proporzione, in seguito sezione aurea. Le successioni di Fibonacci, applicazione, per esempio, si trovano nella distribuzione a spirale dei semi sulla superficie di certe varietà di girasoli. Ci sono due insiemi di spirali logaritmiche, quelle dell'una volte in senso orario e quelle dell'altra in senso antiorario, in senso orario e in senso antiorario. Ecco, si scopre che il numero delle spirali dei due tipi non sono uguali fra loro e tendono ad essere due numeri di Fibonacci consecutivi. I girasoli di dimensione media hanno di solito questi numeri, quella di il numero di spirali in senso orario e antiorario, così ci sono esemplari giganti, addirittura trovato un esemplare di girasole gigante con il numero, diciamo, delle spirali in senso antiorario e in senso orario, due numeri di Fibonacci consecutivi F12 e F13.
Relazione. Il rapporto, abbiamo detto che esiste questo legame tra la successione di Fibonacci e il rapporto aureo. Infatti, vi è anche, abbiamo la seguente formula, che è strettamente, vedete, legata alla formula Fi, che ci permette di calcolare in modo esatto l'ennesimo numero di Fibonacci. È chiaro che per n molto grande questa forma risulta poco pratica. Allora possiamo usare quest'altra formula che non ci dà il numero cercato, ma si ottiene approssimando il risultato all'intero più prossimo. Allora, quindi possiamo calcolare l'ennesimo numero di f mediante le formule precedenti direttamente da n. Oppure possiamo usare, che in matematica si usa spesso, il procedimento a definizione per ricorrenza o per induzione. Nel nostro esempio, quale sarebbe la nostra definizione per induzione e ricorrenza della successione di Fibonacci? Definisco il primo numero di Fibonacci, definisco il primo e secondo numero di Fibonacci e a questo punto do la definizione, diciamo il passo induttivo, se si chiama in matematica, l'ennesimo numero che è dato da fn-1 più fn-2. Quindi f3 sarà dato da che cosa? Da f2, f1. F4 sarà data, che avrò calcolato, da f3 e f2 e così via dicendo. O la somma, se vogliamo, dei primi n numeri consiste nel determinare f di n più 2 e sottrarvi 1. Una proprietà che rende, diciamo, il numero phi, il nostro numero phi irrazionale, un numero magico, che questo numero si, vedete, si autoriproduce. Ci hanno alcune proprietà dei numeri di Fibonacci, in particolare guardiamo la terza, dove si dice che con l'eccezione di 2, che è un numero primo ovviamente, ma con l'eccezione di 2 l'indice di ogni numero f' è pure primo. Per esempio, 233 è un numero primo e il suo indice è 13 e anche esso primo. Si può dire per conto nominale, perché se fn è primo, allora n è primo, conto nominale, se l'indice n non è primo, allora il numero fn non è primo. Altra applicazione della successione di Fibonacci, percorsi di un'ape in un'arnia a celle esagonali. Anche qui cosa abbiamo? Le celle, diciamo, si estendono, sono a forma esagonale, si estendono indefinitivamente verso destra e supponiamo che la nostra ape si muova sempre verso destra, sempre verso una cella adiacente, sempre verso destra. Allora, per raggiungere la cella n, si possono eseguire fn più due percorsi diversi. Esempio, se l'ape vuole raggiungere la cella 0, allora può seguire che cosa? Un percorso che corrisponde a F2. Se l'ape vuole raggiungere la cella 2, quanti percorsi deve seguire? O questo o quest'altro, due percorsi. Se vuole raggiungere la cella 3 sono 5. Se n indica la cella ennesima, allora fn più 2 è il numero di percorsi per raggiungerla. Infine, un'altra. Cioè, vedete come sono variate le applicazioni della successione di Fibonacci. Abbiamo anche il gioco di Fibonacci, detto anche Fibonacci Enigma, ideato da Robert Gascale negli anni 80. Come funziona questo gioco? Bisogna avere una discreta quantità di oggetti, di piccola dimensione, tutte lo stesso tipo. Primo passo A. All'inizio si pone sul tavolo una certa quantità di oggetti. Si gioca in due alternandosi nella mossa. Il giocatore che effettua la prima mossa può togliere quanti oggetti vuole, purché non siano tutti. Successivamente al proprio turno, ciascun giocatore, questa è una proprietà importante, può togliere un numero di oggetti a piacere,
purché non superi il doppio di quelli presi dall'avversario alla mossa precedente. In nessun caso è possibile saltare la mossa, ovvero togliere 0 oggetti. Quando sul tavolo non ci sono più oggetti da prendere, la partita termina e vince il giocatore che è riuscito a compiere l'ultima mossa, cioè a togliere tutti gli ultimi oggetti dal tavolo. Risulta che se n è il numero di oggetti sul tavolo, è un numero di Fibonacci, il secondo giocatore ha sempre la possibilità di vincere, altrimenti è il primo giocatore a poter vincere. Quindi, ogni volta che spetta a noi, si deve contare quanti sono gli oggetti sul tavolo. Se il loro numero coincide con il numero di Fibonacci, che indicheremo con F, quindi in altre parole vuol dire che abbiamo perso, non possiamo fare altro che compiere una mossa a caso e sperare che il nostro avversario non conosca la strategia. Se invece il numero di oggetti M che si trova sul tavolo non corrisponde a un numero F, cioè non è un numero di Fibonacci, si hanno le seguenti possibilità: togliere tanti oggetti quanto ne servono per lasciarne a tavola, un numero F. Quindi siamo sicuri che se abbiamo, per quello che abbiamo detto, se abbiamo il numero F, noi con questa strategia vinciamo. Però questa mossa è ragionevole solo se il valore di tale F è superiore al doppio del numero di oggetti tolti, altrimenti il nostro avversario potrebbe vincere subito togliendo in una sola mossa tutti gli oggetti rimasti. Quindi, se non possiamo fare questa mossa, M abbiamo detto non è un numero di Fibonacci, si scompone immediatamente il nostro numero di oggetti presenti sul tavolo in una somma di F non uguali tra loro né consecutivi e prelevare un numero di oggetti uguale al più piccolo F così determinato. Se M è diverso da F, allora è possibile scomporre sempre, questa è una proprietà che si dimostra in una somma di numeri di Fibonacci, tutti diversi tra loro e non consecutivi. Al contrario, un numero F non può mai essere scomposto nella somma di numeri di Fibonacci tutti diversi tra di loro e non consecutivi. Almeno due dei valori più bassi saranno sempre consecutivi. Quindi, se M abbiamo detto, è possibile scomporlo. Incredibilmente, questo particolare tipo di mossa impedisce all'avversario di compiere un'analoga e ripetuta in modo, cioè questa mossa impedisce all'avversario di farne un'analoga e ripetuta in modo corretto, porta alla vittoria finale. Partiamo da un esempio. Situazione iniziale. Abbiamo 18 oggetti. 18 non è un numero di Fibonacci. Tocca a noi. Dobbiamo effettuare la prima mossa. Quindi, non essendo un numero di Fibonacci, lo possiamo scomporre in una somma, diciamo, di numeri di Fibonacci non consecutivi. Possiamo F7, F5 e possiamo togliere 5 oggetti perché 13 è maggiore di 10 e quindi togliamo i 5 oggetti. Rimangono 13 oggetti, che è un numero di Fibonacci. Il nostro avversario non può fare la mossa analoga. Perché non può fare la mossa analoga? Perché se toglie 5 oggetti, ne lascia 8 e ci regala la vittoria. Perché noi a questo punto possiamo togliere tutti gli 8 oggetti in un colpo solo. Quindi, nella speranza di minimizzare i danni, ne togli uno, lasciandole 12. Dato che 12 non è un numero di Fibonacci, a questo punto stesso stratagemma, somma, e ne togliamo uno, lasciandole 11. 11 in questo caso non è un numero di Fibonacci. Ma non può applicare la nostra stessa strategia. Perché non la può applicare la stessa strategia? Perché non può togliere 3 oggetti. Perché
perché 3 è maggiore di 2 per 1, quindi nella speranza di minimizzare i danni prende un solo oggetto lasciandone 10. 10 non è un numero di Fibonacci, a questo punto come sempre questa è la somma di due numeri, togliamo due oggetti lasciandone 8. Essendo 8 a questo punto è un numero di Fibonacci, ma non puoi togliere 3 oggetti perché in questo caso ne rimangono 5 e in questo caso rimangono 5 e noi possiamo ovviamente dopo togliere 5 oggetti, quindi toglie un unico oggetto 7. Dato che 7 non è un numero di Fibonacci, a questo punto noi togliamo 2 oggetti e ne rimangono 5. E così via dicendo, a questo punto di nuovo 5 non è un numero, è un numero di Fibonacci, però non può compiere una mossa analoga, infatti se togliesse 2 oggetti lascerebbe 3 oggetti, quindi deve toglierne uno, ne rimangono 4, 4 non è un numero di Fibonacci, ne togliamo uno, ne rimangono 3, a questo punto il nostro avversario ha perso con certezza, infatti non può togliere con una sola mossa i 3 oggetti perché 3 è maggiore di 2 per 1 e d'altra parte se toglie 1 o 2 noi a questo punto alla prossima mossa possiamo togliere tutti gli oggetti. Se si inizia il gioco con 20 oggetti, 20 non è un numero di Fibonacci, quanti oggetti deve togliere il primo giocatore per essere sicuro di vincere? Ecco. Non essendo un numero di Fibonacci, lo possiamo scrivere come una successione, diciamo, di numeri di Fibonacci non consecutivi, basta togliere 2 oggetti. Un gioco di competizione a 2 ammette sempre una strategia vincente per uno e uno solo dei 2 giocatori, se, come il NIM, soddisfa le seguenti condizioni. Non prevede nessuna mossa, prevede mosse nascoste o fidate al caso, termina sempre con preciso risultato, non contempla il risultato di pareggio. Per individuare una strategia vincente bisogna essere in grado di riconoscere quali configurazioni ottenibili nel corso di una partita debbono considerarsi vincenti e quali perdenti in base alle seguenti condizioni. Una configurazione è perdente se determina la sconfitta immediata del giocatore di turno o se gli consente di effettuare solo mosse che generano configurazioni favorevoli all'avversario. Una configurazione vincente se determina la vittoria immediata del giocatore di turno o se gli consente di effettuare almeno una mossa che generi una configurazione favorevole all'avversario. Quindi la ricerca della strategia vincente del Fibonacci NIM è notevolmente complicata dal fatto che per giudicare se una configurazione è vincente o perdente non basta osservare il numero di oggetti presenti sul tavolo, come avviene in altri giochi analoghi, ma bisogna anche sapere quanti ne sono stati tolti alla mossa precedente. In ogni caso, per valutare la natura delle varie possibili configurazioni, conviene partire da quella finale, con 0 oggetti in tavola, e analizzare a ritroso quelle che l'hanno preceduta. Osserviamo, allora, abbiamo alcune osservazioni da fare. Innanzitutto è sempre possibile prelevare almeno 2 oggetti, in precedenza infatti l'avversario deve aver tolto come minimo un oggetto, quindi almeno 2 le possiamo sempre prelevare. Se in un tavolo ci sono m oggetti, bisogna togliere una quantità inferiore a m terzi per evitare che l'avversario possa vincere la mossa successiva. Perché questo numero? Per scongiurare una tale eventualità, la quantità di oggetti rimasti m-x deve essere maggiore del doppio degli oggetti tolti, cioè 2x. Quindi devo avere questa disuguaglianza. Se io risolvo questa disuguaglianza, trovo che gli oggetti che posso togliere, devo togliere una quantità x minore di m terzi.
Qualsiasi configurazione sarebbe vincente se il giocatore di turno, per effetto della precedente mossa dell'avversario, avesse la possibilità di togliere tutti gli oggetti rimasti sul tavolo. Ma è chiaro, nella ricerca della strategia vincente, quindi dobbiamo supporre che il giocatore di turno non possa mai togliere tutti gli oggetti rimasti sul tavolo, sem maggiori due, in quanto il suo avversario ha sempre giocato con raziocinio. Sotto tale ipotesi, alcune configurazioni restano vincenti, altre invece diventano perdenti. Abbiamo costruito una tabella che parte dalla configurazione con 0 oggetti, con M si indica il numero di oggetti della configurazione iniziale, con K il numero di oggetti prelevati, N-K il numero di oggetti rimasti. E questa è questa nostra tabella. Per esempio, se io tolgo 4, che tante cose non è un numero di Fibonacci, quindi è vincente, tolgo un oggetto, me ne rimangono 3 e poi è vincente. 5 è un numero di Fibonacci e questo è per me perdente, mentre 6 non è un numero di Fibonacci e quindi è vincente, e così via dicendo. Quindi si hanno varie proprietà, però a questo punto mi interessa a questo punto trucco di Fibonacci, calcolo Lampo, vari, ci sono, non, numerose sono le proprietà. Era solo per darvi un'idea, vorrei passare al prossimo problema, il problema su cui ha scritto sulla rivista Sapere Roberto Magari, che fondò, diciamo, l'università, il Dipartimento di Matematica a Siena, che amava moltissimo gli scacchi, che amava molto i giochi. Ed è il problema: un tizio ha 12 palline apparentemente uguali e una bilancia a due piatti. In realtà una delle palline ha peso leggermente diverso dalle altre, cioè può pesare di più o può pesare di meno. Può il tizio individuare con tre pesate e decide se pesa più o meno delle altre. Primo suggerimento: una pesata divide le palline in tre gruppi e non in due. Vedremo subito con l'esempio cosa intendo con questo suggerimento. Secondo suggerimento: risolvere prima il seguente più facile problema. Abbiamo una condizione analoga, ma 9 palline, di cui una più pesante delle altre. Trovarla in due pesate. Allora, cosa facciamo? Mettiamo 3 palline in un piatto, 3 nell'altro e 3, e ne lasciamo perciò 3 fuori. Ecco perché, come abbiamo detto, una pesata divide le palline in tre gruppi e non in due. Se uno dei due piatti cade, la pallina incriminata è fra quelle tre, altrimenti è nella terna esterna. Siamo ridotti in ogni caso a 3 palline. Ora basta mettere una per piatto e procedere alla seconda pesata. È chiaro che se stanno in equilibrio si determina la pallina più pesante. Le due pesate sono state sfruttate al massimo, ogni pesata si distingue al massimo fra tre gruppi e con due pesate siamo riusciti a isolare un caso fra 3 alla seconda uguale a un caso tra 3 alla seconda uguale a 9. Ora ritorniamo al nostro problema. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo 12 palline. Di queste 12 palline sappiamo che una è difettosa, che può essere più pesante o più leggera. Cosa si divide? Si dividono le palline in gruppi di 4, mettendole una su un piatto, una sull'altro e lasciando fuori il terzo gruppo. Distinguiamo ora due casi. Primo caso: un piatto cade, allora ovviamente la pallina incriminata non è nella quaterna esterna, ma è da individuare fra le 8. Se un piatto cade, questo non ci lascia senza informazioni sulle 8 palline, cioè il fatto che il piatto cade, che cosa significa? Significa che cosa? Che delle 8 palline, 4, per così dire, sono candidate leggere e 4 sono candidate pesanti, che chiameremo semplicemente leggere e pesante. Come si procede? Si mettono sul piatto due palline pesanti e una leggera, e nell'altro sempre due pesanti e una leggera, così che delle 8 candidate restano fuori le due leggere. Se un piatto cade, restano in lizza le due pesanti e la leggera dell'altro in tutte e tre, e la leggera dell'altro.
In tutto tre palline già classificate. Ci abbiamo due pesanti e la leggera. Così si confrontano la terza pesata le due con la stessa classificazione arrivando al risultato. Se invece i due piatti restano in equilibrio, basta confrontare le due leggere arrivando al risultato. I due piatti restano in equilibrio, la pallina quindi incriminata è fra le quattro esterne e possiamo servirci di una delle otto che erano nei piatti come pallina campione. Si mettono allora in un piatto due delle palline che erano fuori e nell'altro una di esse con la pallina campione. Il resto è facile. Altra soluzione può essere risolto anche mettendo in un piatto tre delle palline ancora dubbie e nelle altre tre palline campione. Ecco, a questo punto ci saranno vari problemi, è possibile interpretare ottenere di più, perché una delle caratteristiche fondamentali della matematica non è solo l'astrazione, ma è anche la capacità di generalizzare. Grazie dell'attenzione e vi auguro una buona serata.